Ciao a tutti amici, sono tornato un po' indietro rispetto a dove ero, cioè non ho ripreso il solito salvataggio, ma sono tornato un po' indietro perché mi sono reso conto che potrei non avere l'opportunità di tornare qui più avanti o di ritornarci in questo momento. C'è una zona che non ho esplorato, ovvero tutta quella parte che noi abbiamo fatto sui tetti e la stazione. Infatti sono tornato appunto alla stazione prima di andare a cena da Elmira, insomma, a casa di Iris per passare la notte per poi ripartire per settore 7 l'indomani mattina. Almeno queste sono le intenzioni. Infatti, eccomi qua alla stazione, alla pezzetta della stazione dove era arrivato Rud con l'elicottero. E c'è già una cosa che non avrei fatto, che è questa: è la musica di questo tipo, che non so però come prendere. Parapa. Pa 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 ra pa. Forse parlando con lui. Ti Yeah, Kimi, piace la musica? Sì. Ecco, The Descendant of the Shinobi. Infatti questa qua è la musica di Yuffie. Anche solo per questa cosa sono contento di essere tornato indietro. Questo è il tema di Kezit. Vediamo se riesco a tornare indietro fino alla chiesa. Infatti sì, infatti posso esplorare anche questa parte che noi abbiamo fatto sui tetti. Sono solo macerie, per carità, però sono le macerie di fronte alla chiesa e soprattutto posso rientrare nella chiesa, mi sa, a questo punto. Di qua è tutto bloccato, Madonna che disastro. Quindi qua è sempre stato così. Ed è esattamente come in Advent Children. Ha lo stesso identico aspetto. Posso rientrare quindi nella chiesa e andare a prendere una certa materia. Già. Meditativa. Vediamo subito di cosa si tratta. Ah, una meditativa è quella del chakra, quindi adesso ne ho due. Materia molto utile, in effetti. Più di questa, che alla fine ho notato che non la stavo usando, quindi rimetto. Spero che Jesse mi insegni a recitare. Tornando indietro ho notato, ho visto anche questa frase che dice questa bambina. Quindi anche Jesse lavora qua alla Casa Verde. Jesse appunto che era un'attrice. Quindi anche lei, sono sia lei che Biggs. Biggs addirittura è insegnante. È un kohai, cioè un senpai, scusate, un senpai per gli insegnanti attuali, quindi è lì da tempo. Bene, torniamo alla casa di Iris. Qualcosa mi dice che non sarà piacevolissimo. Aia. あんた、その目、ソルジャーなんだろう。元ソルジャーだ。悪いけど、何も聞かずに今夜のうちに出てってくれないかい。あんたたちは普通の暮らしと引き換えに力を手に入れたんだろう。欲張っちゃいけないよ。お待たせ。ご苦労さん。お腹空いただろう。ペコペコ。ペコペコ。
Ci arriva, non è stupida. Poi sente le cose, lei è Iris, voglio dire. Attenzione, divisa con doppio spallaccio. Quella dei Soldier, poi. La mamma di Cloud, Claudia! Oddio, che bella che è!別に都会にはいろいろ誘惑が多いんだろう。ちゃんとした恋人がいれば、母さん少しは安心できるってもんだ。俺は大丈夫だよ。あんたにはね、ちょっとお姉さんで、あんたをぐいぐい引っ張っていく。そんな子がぴったりだと思うんだけどね。 Tenerezza. Ma perché Cloud ha la divisa da Soldier? Non è normale che. Perché ha la Borgognatori. perché aveva la divisa da Soldier? Non doveva avere la divisa da Soldier. Tra l'altro, il doppio spallaccio è proprio esattamente quella di. Score, ovviamente. Era proprio uguale. Aia. Aia. Non fare rumore. Se no Iris se ne accorge. Allora qua c'è un. Lì subito. Ecco. Come si fa a non far rumore? Che qua ogni micro movimento è. Aiuto. Ce l'ho fatta. 行くのかい? 7番街へ行くにはどうすればいい? 6番街を抜ければいいのさ。 簡単だろ? 途中に危ないところもあるけど。 Buona devi stare. ソルジャーなら問題ないよ。 元の? あの子にはもう関わらないでくれるね? わかった。 ありがとう。 Signora, lei è un po' così, però la capisco, ha ragione. すまないね。 すまないね。 La capisco. Molto bene, andiamo di notte. Wow. Sono dei fari in acqua. Ma che bella, guarda che bella la casetta di notte. Ora non capisco come mai abbia le luci accese su. Dovrebbero essere spente, quelle sono le camere. Vabbè, cioè almeno la mia dovrebbe essere spenta, che è quella di sinistra. Non c'è un'altra finestra? No, è quella. Forse è quella di qua. E no, è accesa anche questa, quindi. Attenzione, di qua dove si va? Non c'era mica andato. Ci sono delle zucche di qua. È proprio l'orto questo. Che meraviglia. Nel silenzio più assoluto ci allontaniamo. C'è veramente il silenzio più assoluto. Tu sei sveglia. Ara, Ohanaya-san. Kyou wa kodomo tachi o taskete kurete arigatou ne. Mou minna soldier, soldier tte osawagi. E Aris ni mo ore o itte oite chōdai. Ah. Nandemo ya-san. 大活躍だったみたいね。 Il sonoro con le cuffie è うちの子たちも世話になっちゃって。 pazzesco di sto gioco. ありがとうね。 È veramente pazzesco. Si sente il crepitio dei tubi, dell'acciaio di questa città. Senti che roba. Pazzesco.
altro che bella la luce volumetrica che filtra dall'alto. Che filtra dall'alto. Deve essere la luna perché tutta sta luce. Che capire i pulviscoli se sono immobili e quindi è una texture. Sembrano immobili in effetti, sono fatti proprio per essere una roba che mentre cammini li vedi, non li vedi. Fermo, luce volumetrica fighissima. Sarà un pannello con dei raggi messi lì. Still, nel suo insieme, così, a colpo d'occhio, è bellissimo. Tra l'altro la luce è fortemente verde, tipica di Midgard. Lo credo. Signore. Sono di ciocco. Ho sentito che è buono. Il ristorante sembra chiuso, sembra tutto deserto. Giustamente la gente è in casa. Il baretto è aperto. Vado a casa o al mercato murato? Wall Market, lo dicono anche, Wall Market. Mi fa morire perché perfino in giapponese li chiamano in inglese, ma noi no, nell'adattamento italiano, mercato murato. Ma come si fa? È come il dolce miele, no? L'Honey Bean. Qua esce fuori roba a Mako perché è tutto verde. Ok, i negozi sono aperti. Un po' meta, ovviamente, per farmi fare gli acquisti. Nel caso volessi, ma direi di andare avanti. Tanto quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto. Paradiso dei desideri. Claudio? L'intro? Dove stanno? E gli è scesa una lacrima. Perché l'intro? Incontro rinnovato. Midgardを建設してる時プレートが落ちたんだって。まだ人が住み始める前で大事にはならなかったんだけど。 Quindi questo è il 6, allora, vedi? Ah, perché siamo sul limite? Perché siamo all'interno e sul limite, quindi anche lo spicchio sembrava quello, in realtà era quello del 6, per cui avevo ragione. Pureto... qualcosa, purito è plate, construction probabilmente qualcosa, che
bella sta musichetta. Inedita, non mi ricorda nulla. Di già sentito. Con questa cosa dell'incontro rinnovato e Cloud che... Oddio, i topi. Oddio, i topolini. Sì. Cosa così completamente inutile, ma aggiunge profondità. Che bella la musica. Sto synth è super bella. Donna, è davvero retro qui. Attenzione, attenzione, vediamo in lontananza il Wall Market. Wall Market. Wall Market. Wall Market. Cloud, 6番街 のスラムのことを知ってる？話さなかったか？故郷を出てそのまま神羅に入った。6番街どころかスラムはあまり知らない。昔ミッドガルを作るため人大勢集まって、その人たち宛てにして宿泊所お店いっぱいできたの。そこで働く人も集まってきて、お金いっぱい動くようになって、そしたらそのお金狙って悪い人集まって。無法地帯か。そう、だからいかがわしい場所を広がらないように壁で囲んだの。それがウォールマーケットの始まり。壁の中だけならルール違反は目をつぶる。そうやって治安を守ったって。 Per quello si chiama Wall Market。 あの壁がそうだな。Sono sempre stato convinto. Yokatta. Nanabangai e no chikamichi wa kocchi nano. Futsuu wa Wall Market totte ikun dakedo. Watashi no osusume wa kocchi. Kodomo no koro kara kossori tsukatteru nda. Sono sempre stato convinto che Wall Market si chiamasse Wall Market perché era appiccicato al muro che portava su quello con i graffiti sopra. Non ho mai pensato che effettivamente fosse perché c'era un muro costruito intorno. Questa musica è fantastica. Comunque, non capisco perché incontro rinnovato... Cloud ha sentito l'intro, cioè c'era la musica dell'intro di FF7 e gli è scesa una lacrima. Sto avendo pian piano sempre di più la sensazione che ci sia di mezzo, non so come, perché non c'è mai stato adito di pensare a una cosa simile, ci sia di mezzo un loop. Un po' perché Square Enix lo sta mettendo in qualsiasi sua opera questa cosa, questo concetto, ma... perché sembra quasi che provi delle emozioni o che veda dei flash di cose già vissute. E quindi è una sorta di... non, cioè è proprio un reboot, un restart della sua storia. Oppure... no, non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Allora, potrebbero essere due le cose. Io adesso vado avanti con le mie teorie. Voi sicuramente nei commenti, se avete già finito il gioco, scriverete, ma l'avrò già finito anch'io quando avrò pubblicato questo, probabilmente. Ma non leggerò nulla finché non avrò finito. Però voi scriveteli, perché poi li leggerò, ovviamente. Quindi parto con le mie teorie. Allora, se questo è una sorta di reboot, di restart, Cloud sta rivivendo le sue esperienze e quindi privo della memoria di averle vissute, quindi le rivive un po' diverse, per questo le vediamo diverse nei remake, ma le esperienze sono quelle fatte nel gioco base. Quindi il gioco base è timeline A e questo, e a un certo punto torna indietro e le ripercorre. Potrebbe essere due i motivi. Il primo, Sephiroth che gliele fa rivivere per torturarlo, non lo so. Potrebbe averlo fatto alla fine di FF7 o in Advent Children. Lascia che te lo mostri. Flash. Tutto questo avviene nella mente di Cloud in un istante, no? Ma noi lo viviamo dilatato. Oppure, meglio ancora, sarebbe fighissimo quando Cloud è in coma.
quando Cloud è in coma e noi stiamo rivivendo quello che Cloud sta... Sì, torna. Finora tutto ciò che abbiamo visto, anche di flash futuri, lui che vede roba crollare dall'alto a settore 7, quella che inevitabilmente è la fine di Iris, non posso non dirlo, cioè, tanto non ha senso, non succederebbe comunque in questo remake, almeno credo. Sono tutte cose avvenute prima del suo coma, quindi potrebbe essere roba che lui rivive all'interno della sua psiche, ed è per questo che gli è scesa quella lacrima. Che roba strana. È stranissimo. Vabbè, andiamo avanti. Scusate, ogni tanto mi prendo dei momenti per fare queste recuperazioni. Questa musica è bellissima, la userò per un sacco di video, anche non necessariamente riguardanti FF7. Dagli armoguri, quindi ne valeva comunque la pena. Tra un po' ci sarà da piangere, secondo me. È un'autostrada questa. È una tangenziale crollata, infatti. La mano gigante. Ma la musica quanto è anni 90? La tangenziale crollata, guarda la manona. Come nell'originale, tra l'altro sta mano di sto robottone è qualcosa di incredibile. Ma una velocità mostruosa, Iris. Kawaii? Io non lo definirei proprio kawaii, però... Ok, Iris, intanto tu. Adesso... Carico e scarico, non mi piace il cascino, non dovete passare la linea gialla. Sembra giusto. Che meraviglia. La mano del Gurren Lagann è questa, chiaramente. Ikeso! Mattete ne!
tornano automaticamente in posizione. Yattane. Claudia, devi imparare sta cosa che si batte il 5. La solita tecnica del consumo delle pozioni. C'è di speciale. Monster Vabbè, sì, ci sta. Questo è niente, tremenda. È una dura, eh? Non mi rende felice. Non c'è niente di più di qua. Amari mai. Ma sa che bisogna andare di là. Qua si va da qualche parte però, eh. A prendere questo, per esempio. E nulla più.
infatti non si può superare. Cacciatore di medaglie Moguri che sono. Si dovrà scendere o si dovrà salire? Mi sa che si dovrà scendere, quindi su di qua ci sarà qualcosa. No, invece sì. Che metodo strano di lavorare. Cioè, fare una gru. Claudio, moscaste arm tanto datta? E battigli sto 5, Cloud, e su, impara. Niente, no, no. Lei rimane lì, poverina. Niente, non è scemo. È scemo in modo assurdo. Sì, Cloud, le mani. Così. No, non va messo qua. Ho visto le righe gialle, pensavo si potesse mettere anche lì, invece no. Va messo giù di qua, secondo me. Ok, ho capito. Scendi un po', Eris. Fa senso perché si gira tutto dall'altra parte. Dai, Eris, recuperami quella materia. Limitante.
やったね。ma quindi il tunnel giù di qua che cavolo di posto portava? Non c'è da sapere. Ah, portava qua, molto molto banalmente. Invece vado di qua. Bene. Claudio, yukkuri de onegai. Wakatta. Niente, devo seguire il game design. Io vado per conto mio e... Cosmo Canyon. Siamo 15, va. Quanti MP consuma? Tanti topi, che buono. A posto, Aris, a posto. Un po' poisonous queste acque, eh? Un po' verdine, non è proprio un bel colore per l'acqua. Aris. Un falò. Mada atarashi. Watashi tachi mo kyanpu shite iku? Sonna jikan wa nai. Sore ni. Oi, miro yo. Doromo ga iru zo. Ah, hiton se wa arashi yagatte. Korya bensho shite morare. Io non ci posso credere. Ma quello non è il simbolo che hanno dietro la schiena del pagliaccio? A parte no, è il simbolo di Tidus, tra l'altro. Praticamente è uguale. Sono... Ah,
ねえな。じゃあどうすればいいの？身ぐるみ全部置いてってもらおうか。Quanto male vi faccio? Madonna, se sono stupidi sti tre, oh. Ma la musica? Troppo patetici, davvero troppo, ragazzi. Lo sveglio, il professore e lo smi. Che cazzo di scena c'è appena stata? Sono scappati. Ha un sacco di perdite Midgar comunque nei suoi impianti, cioè non vorrei dire, però c'è uno spreco incredibile in questa città. Domande che iniziano a farsi interessanti. Sembrava strano che la musica non se ne andasse ancora. Col ciappone veramente, Dairis. Come osi? È proprio tutta la loro base del cazzo, adesso gliela disintegro. In prima. またはしごが上に。じゃあ。
下行くね。クラウド、アームの操作お願い。ma che pezzoni, cavolo. ma per ruotare le braccia o è i bracci perché sono meccanici? Può essere, eh? Io dico i bracci in ogni caso perché sono toscano, per me è gomiti, bracci, ginocchi, diti. Sarebbe le braccia, però forse nel caso in cui sono meccanici. Stai calma, per favore. Niente, ero andata avanti per conto mio con la musichetta lì. Vai Aris, vai a recuperarmi quella bella materia azzurra, per favore. Ah! Lo vedi? Estensiva. Do? Ah, ok. Scenda pure signorina. Posso farla? No, dovevo prima. Adesso non me lo farà fare perché c'è Aris sopra di sicuro, infatti.
Adesso Aris devi stare attento però, eh. Devi scansare. Scansati. Fiduciosa la ragazza. Bel calcio. Niente, la gara degli scemi. La prossima volta ce la faremo, di che parte? Di batterci 5, stupido. Ma noi stiamo veramente saltando col marchio. C'è stata la casa, quella roba buffissima che si è vista nei trailer, quindi ci deve essere. La cosa più faticosa del mondo, Cloud, è battere il 5. Aia. Ho un po' paura. Ho un po' paura di andare lì. Non so se sono pronto. Quello è il muro che separa dal settore 7. Siamo sotto il 6, quindi. ここでお花を売ったことあるんだ。 そうか。 me lo ricordo, sì. Io Luca. Dex. クラウドって
クラスファーストだったんだよね。ああ。そっか。ちせらも。それがどうかしたのか。ううん。同じだと思って。同じ？誰と？No, è troppo triste, non ce la faccio. Madonna, che bella fatta al pianoforte così. Namae wa tabun shitteru. Ha detto, Sax. Daijoubu? Ha detto proprio Sax. Hitomi. Figo, il cuore a mille, cavolo. Ah. Mako o abita mono no Hitomi. Soldier no akashi da. Shitteru. Gomen ne, konna hanashi. Mo ikokka. Mae, minakucha ne. Dobbiamo guardare avanti. Ed ecco, ovviamente le prime lacrime su FF7 Remake arrivano con Zack. Dobbiamo andare avanti. Lei ha fatto una faccia tristissima. Tra l'altro è lei che ha tagliato corto a sto giro. Ha fatto una faccia veramente triste, Iris. Ha detto sì, lo so. Le corde sono sempre quelle, le corde, no? は大丈夫なのか？大丈夫じゃないって言ったら？家まで送ろう。それって変じゃない？大丈夫。実はもっと安全な近道があったりして。それじゃあ、もう行く？ああ。
んだ。どうなってる？事情は後で説明するね。私これからコルネオのところに行くから、クラウドはアジトに戻ってバレットたちと合流して。でもこっちは大丈夫。私の蹴り見たでしょ。わかった。はい、よよ。メコクラシック、quindi era quello del ティファが最優先。ティファはそのあたりのところにずっと強い。コルネオは蛇みたいな男。どんなに強い女の子でもじわじわと締め付けて心をポキンと折っちゃうの。ティファが言ったのはそんな人と大勢の手下がいる場所ね。クラウド、大切な人でしょ。助けてあげなくちゃ。追いかけよう。